Dopo 18 anni Pesaro ha accolto un nuovo vescovo, Monsignor Sandro Salvucci, 57 anni, nato a Macerata, parroco dell'unità pastorale di Montegranaro, in provincia di Fermo. Da ieri per lui si è aperto un nuovo capitolo alla guida dell'arcidiocesi, una grande famiglia che lo ha accolto festosa e commossa. Migliaia di fedeli, infatti, hanno assistito alla cerimonia dell'ordinazione episcopale con l'imposizione delle mani da parte di signor Piero Coccia come passaggio del testimone spirituale. Contestualmente ha avuto inizio il ministero pastorale. Prima della benedizione Monsignor Salvucci ha preso parola. Non ho preparato nessun discorso scritto, ha detto, perché ho fatto il parroco fino all'ultimo minuto e quel poco tempo che avevo a disposizione l'ho voluto usare per fare qualche telefonata e andare a trovare le persone malate. Il Signore mi chiama a vivere in mezzo a voi, ha proseguito. Lascio una porzione di popolo di Dio per continuare la mia missione di pastore. È una giornata speciale. Sono qui per condividere con voi la passione per il Vangelo, l'amore per la Chiesa, l'amore per la comunità, la passione per l'uomo. Quindi io chiedo al Signore di donarmi l'audacia, il coraggio di annunciare il Vangelo e ora in mezzo a voi, Chiesa di Pesaro, che sento già casa mia, non me ne abbiano i montegranaresi, i fermani, ma ora per me la mia casa, la mia famiglia siete voi. Commosso dopo l'applauso, Monsignor Salvucci ha parlato di progetti e dei suoi auspici. Per me l'immagine più emblematica di quello che abbiamo vissuto qui questa sera è quel Vangelo aperto sopra la mia testa. Ecco, io chiedo al Signore per me e per tutto il popolo di Dio pesarese di poter vivere il Vangelo dalla testa ai piedi. Questo è l'augurio che faccio. Sono seguiti i ringraziamenti a tutti presenti, al popolo di Dio, dai vescovi alle persone più deboli, fino a chi ha dubbi di fede. Poi un saluto ai fratelli della Chiesa Ortodossa e alla comunità islamica di Montegranaro. E di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Al termine della cerimonia il neoarcivescovo è uscito dal Duomo alla testa di un corteo che si è diretto verso Piazza del Popolo, ad attenderlo anche tanti altri fedeli che hanno seguito il rito sui maxischermi allestiti sul Sagrato e alla Madonna delle Grazie. È riuscito subito a trasmettere grande speranza, ha commentato il sindaco Matteo Ricci. La nostra è una comunità forte, testarda, che non molla mai, ma anche tanti problemi a causa dei nuovi disagi, soprattutto giovanili, e dell'incertezza socio-economica che stiamo vivendo. Davanti a noi c'è tanta speranza, ha aggiunto il primo cittadino, ma anche tanto lavoro da fare. Non vediamo l'ora di iniziare questo cammino con Monsignor Salvucci. Siamo sicuri che terrà per mano l'intera città. Sono felicissimo. L'ho detto già, mi ripeto, mi sento già pesarese. Dovrò affinare un po' l'accento, però insomma, piano piano apprenderò anche quello. No, davvero non vedo l'ora di entrare in contatto e conoscere realtà, persone, soprattutto persone, storie, la vita di questa terra. E cammineremo insieme, io cercherò di fare la mia parte. La vera cultura è una cultura che promuove l'uomo, e ciò che promuove l'uomo, che lo fa crescere, è la pace, e quindi è la fraternità, è la diversità. La cultura è anche questa, la diversità che diventa ricchezza a favore dell'uomo, di ogni uomo, come ho detto, a partire da quello più debole. Quindi grazie, spero che possiamo vivere così anche l'anno della capitale.